ricordare per essere, ricordare non solo per fare memoria di un passato, ma ricordare per essere presenti. In una situazione così difficile, i morti di ieri, gli 80 naufraghi, non sono un segno di pace, non sono certamente un segno di condivisione delle disgrazie umane. Le tragedie nel Mediterraneo di oggi e quelle di 75 anni fa per mano nazifascista hanno in comune la ricerca della pace e della libertà. A Civitella, la Marcia per la Pace parte ancora una volta per ripercorrere quel filo rosso che 75 anni fa portò all'uccisione di 244 persone, 115 a Civitella, 58 a Cornia e 71 a San Pancrazio. Il sacerdote Don Alcide Lazzari, a cui è intitolata questa piazza, sarebbe stato risparmiato dai tedeschi, ma scelse di condividere la sorte degli sfortunati parrocchiani. Proprio su questa piazza dove noi ci troviamo, vennero messi al muro a 5 alla volta con un colpo alla nuca e furono uccisi gli uomini che si trovavano quella mattina in chiesa per San Pietro e Paolo. L'orrore di quel giorno fu percepito anche nelle campagne circostanti, specie nelle frazioni. Nonostante la distanza, furono ben udite le grida disperate e ben visto il fumo delle case in fiamme. Sì, ovviamente ci hanno raccontato in classe, ci hanno parlato di quello che è avvenuto qua a Civitella. Siamo qua oggi per ricordare quanto è successo e per ricordare e per evitare che questi fatti riaccadano in futuro. Dentro di voi che cosa avete provato? Abbiamo provato anche dolore per le famiglie che hanno partecipato a questi lutti e magari ci possono partecipare anche delle persone che potevamo conoscere o dei parenti, e è stato molto, un'emozione molto forte, è stato molto toccante. Da te oggi la pace c'è? No, non c'è la pace, è per questo che stiamo facendo questa marcia, per cercare almeno noi di cambiare, insomma, in futuro in meglio.